Buona domenica e ben ritrovati in Fuori Programma. Il nostro ben trovato lo diamo anche a Don Pasquale. Grazie, ben trovata a te, ben trovata a tutti e buona domenica. A te, come sempre, cominciamo con la gioia e ci soffermiamo oggi però su una data che sta per arrivare ed è la giornata dell'ammalato. La gioia va portata anche nelle corsie degli ospedali. Anzi, spesso è proprio il contrario. Noi pretendiamo di dare qualcosa a loro, mentre alla fine ci accorgiamo che sono proprio loro che ci restituiscono molto più di quanto noi tentiamo di dare. Forse è lì, quando siamo anche noi a contatto con il dolore e la sofferenza umana, ci accorgiamo di quanto sia importante il valore della vita e di tutto quello che di positivo la vita ci può È vero, portare. la In settimana termini. scorsa l'abbiamo celebrata la vita. Abbiamo celebrato, è vero, la giornata della vita lo scorso 2 febbraio, che è anche il giorno della vita consacrata, il Certo. Papa ce l'ha ricordato. Anche nella sofferenza, come i consacrati, noi siamo tutti di Dio. Forse anche la malattia in certi casi può rappresentare una consacrazione, cioè il fatto di diventare sacri davanti al Signore, perché in fondo noi condividiamo quello che il Signore stesso ha sofferto. Ecco, anche il messaggio del Papa ce lo ha ricordato, il Signore ci è vicino proprio perché attraverso la sofferenza si è fatto prossimo a ciascuno di noi. Ancora la lettera agli Ebrei ce lo ripete. Dio ha voluto che Cristo, capo, sperimentasse la sofferenza per essere perfetto. Non significa che prima non era perfetto, per essere perfetto come noi, fino ad arrivare al punto più fragile della nostra umanità. Si raggiunge la perfezione solo quando si tocca la fragilità, la debolezza. La fragilità. Mi fai pensare ad Edith Stein, diceva che il mistero della croce non si può capire fino in fondo se non la porti la croce addosso. La croce è una scienza, così ha scritto in una delle sue opere più importanti, la scienza della croce. La croce è una scienza in cui bisogna entrare piano piano, non si può pretendere di capirla subito. La croce di per sé è un assurdo, è qualcosa che non ha senso. Tutti noi scansiamo le croci. Quando noi pensiamo e diciamo agli altri, capisco la tua croce che porti, noi l'associamo sempre alla sofferenza. Però la croce acquista senso nel momento in cui attaccato c'è Gesù. È lui che riesce a dare una luce diversa anche a quel dolore che noi possiamo provare, che è sempre collocazione provvisoria, la chiamava Don Tonino Bello, è qualcosa da cui anche noi cristiani forse dovremmo saper fare quel salto di qualità verso il giardino della risurrezione, mai fermarsi alla croce, andare sempre oltre, attraversare quella strada però dietro al Signore, che è stato sulla croce sì, però poi anche risorto, con i segni lui si è presentato, con le ferite, ma vivo, risorto, partecipe di una vita nuova. Uno strumento per percorrere questa strada. È la 28ª giornata mondiale del malato. Papa Francesco ha lanciato anche il suo messaggio per questa giornata. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò il risorto. C'è una dignità che contraddistingue l'ammalato e ovviamente anche Papa Francesco lo segnala, lo appunta sul suo messaggio. Il sostantivo persona viene sempre prima dell'aggettivo malata. Sì, Malato. questo per dire con ancor più forza la centralità dell'umano, perché la malattia è un accidente, non è la sostanza. La malattia è un accidente che può essere più o meno permanente, più o meno transitoria, ma noi abbiamo davanti il valore dell'umanità delle persone e quelle che bisogna curare e di loro bisogna prendersi cura, ancora Papa Francesco, per una cura integrale della persona. Non ci possiamo occupare solamente del corpo. Anche Padre Pio lo diceva: se non portiamo al capezzale dell'ammalato il nostro sentimento, la nostra umanità, il nostro amore, le medicine saranno importanti, ma conteranno a poco, perché si occuperanno di guarire e di sanare solamente una parte del nostro umano. Invece c'è bisogno di purificare tutto. È quello che, per esempio, il lebbroso guarito tra i 10 ci ricorda ritornando a Gesù. È molto profondo oggi il nostro inizio di Fuori Programma. Abbiamo partecipato con le camere di Padre Pio TV ad un convegno,
La dignità del fine vita, questo era il titolo, e presenti erano il nostro arcivescovo padre Franco Moscone, il dottor Battimelli e il dottor Grasso, ovviamente a capo di un'associazione Medici Cattolici Italiana. Un tema molto delicato, ci si è soffermati parecchio anche con l'intervento poi della gente presente appunto quella serata. Noi vogliamo ascoltare subito il dottor Grasso per quanto riguarda la nostra zona, è lui che è insomma il referente dell'associazione, e poi da lì insomma ci saranno tantissimi spunti di riflessione. I medici cattolici sono innanzitutto dei medici, non sono dei bigotti, ma non sono nemmeno dei liberi pensatori, e quindi mettono a disposizione la scienza illuminata un po' illuminata dall'etica. La dignità significa dare risposte adeguate, possibili, senza né abbandono né accanimento, a un problema che ci riguarderà tutti, quello del fine vita, nel senza scorciatoie. Eutanasiche, pseudo buonistiche che nascondono magari più un egoismo della nostra società che non un reale amore per il paziente, anche perché nella nostra esperienza ormai ultra quarantennale, quando ci è stata posta la domanda di farmi morire, era più un bisogno di prossimità che non una vera domanda, ma che comunque ci può essere e bisogna dare delle risposte adeguate. Certo, per i medici non è facile essere accanto ad un ammalato che richiede, o meglio fa, determinate richieste. Per i medici non è assolutamente facile, è vero, ma per tutti gli operatori sanitari, ma anche per tutti i nostri operatori pastorali, giustamente come veniva prima detto, il fine vita richiede delle risposte serie, competenti, importanti, fondate su un'etica che è non negoziabile, deve essere più o meno condivisa, più o meno universale. Noi poi ci facciamo ispirare anche dai valori cristiani. Ecco, proprio domenica scorsa il Papa all'Angelus ha detto che la vita bisogna custodirla come sempre, dall'inizio fino al suo compimento naturale. Certo, le modalità con cui si presenta questo compimento non sempre sono piacevoli. Ecco, ci sono delle situazioni veramente, veramente gravi a cui noi possiamo dare il nostro apporto cristiano, che è la luce del Signore. Anche lì si può manifestare un germe di resurrezione, quando noi capiamo che davanti ancora abbiamo una persona, non abbiamo un numero come nei campi di concentramento. Purtroppo si potrebbe sempre cadere in questa tentazione, specialmente negli ospedali da parte dei medici, di avere davanti semplicemente dei pazienti con dei numeri di matricola e quindi poi uno ci fa l'abitudine, si assuefa a quella routine. Invece non è così. Davanti ad ogni ammalato c'è un mistero che bisogna rispettare, a cui ci si deve avvicinare sempre con assoluto rispetto. A questo fa riferimento anche padre Franco Moscone. A noi cattolici, cristiani, tocca mantenere forte e vivo quello che è l'insegnamento che ci proviene dalla rivelazione, dalla parola di Dio, che ci dice che la vita umana, la vita in generale, ma in particolare la vita umana, è immagine e somiglianza di Dio. Quindi toccare la vita, modificare la vita, disprezzare la vita in qualsiasi forma, in qualsiasi modo e disprezzare Dio. A mio giudizio non si tratta solo di peccare in questo caso contro il quinto comandamento che dice di non uccidere, ma addirittura contro il secondo comandamento, ossia l'utilizzo del nome di Dio. E il nome di Dio per noi è l'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, e la vita umana, a cui poi è affidato come impegno, come garanzia e come custodia le intere forme di vita che sono l'intero pianeta ed il creato. E quindi no, non è un impegno da poco. Riusciamo a fare tutto? Non lo so. A noi cristiani tocca mantenere viva, portare avanti quello che è questo messaggio, che riteniamo e siamo certi provenire dall'Altissimo, da Dio.
Insomma, immagine e somiglianza, sottolinea padre Franco. Lo stavo chiamando Papa Francesco. No, è presto Un ancora. po' lo stile è quello, in effetti, è presto. E dunque c'è un bisogno di prendersi cura dell'altro. Lo richiedono anche con il silenzio gli ammalati, i sofferenti. A volte sì, è la prima forma di vicinanza, di cura, la discrezione, quello di non andare al capezzale dell'ammalato come se fossimo delle ruspe, con l'ansia da prestazione, l'ansia di curare, l'ansia di fare. A volte, come dicevo prima, riceviamo da loro molto più di quanto noi siamo capaci di dare, e forse questa è la soluzione migliore per prendersi cura e non solo curare le persone. Poi prendersi cura non è detto che debbano farlo soltanto gli operatori sanitari, i medici, ma anche la famiglia soprattutto e la figura di un sacerdote che forse un po' spaventa il capezzale di un ammalato. A volte sì, perché viene frainteso. Ancora una volta, per esempio, il sacramento dell'unzione degli infermi. Noi siamo abituati a chiamarlo estrema Estrema unzione. unzione, cosa sbagliatissima, cosa sbagliatissima. Noi, nelle nostre catechesi, nei nostri interventi, diciamo sempre che non è estrema unzione, perché si dà al momento estremo, anzi, assolutamente. È un sacramento che può essere chiesto da tutti coloro che vivono una particolare situazione di fragilità e di infermità, quindi si può accedere adesso anche più di una volta, qualora lo si ritenga opportuno. Quindi Ebbene, ebbene dirlo, sì, ribadirlo. bisogna allargare un po' gli spazi della nostra comprensione dei sacramenti spesso. È vero, noi continuiamo a parlare dell'ammalato e della cura per l'ammalato subito dopo una pausa.